Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore. Ecco, dal 14 febbraio, mercoledì delle ceneri, siamo entrati nel grande e santo tempo di Quaresima, che vuol dire 40 giorni, escluse le domeniche, che sono sempre festivi, 40 giorni prima di Pasqua, di penitenza, di preparazione, di conversione. E nella prima domenica la Chiesa ci propone sempre questo racconto, questa immagine di Gesù che va 40 giorni nel deserto per essere tentato dal diavolo, tentato da Satana. Quindi come Gesù va nel deserto per scegliere Dio, per scegliere la strada di Dio, così anche noi siamo invitati ad andare nel deserto quaresimale, cioè in questo tempo santo, per percorrere con Gesù la strada verso la Pasqua, sui sentieri di Dio. La Chiesa ci avvisa, ogni volta che uno di noi e noi tutti insieme come comunità vogliamo cambiare, vogliamo convertirci un po' di più, vogliamo migliorare la nostra vita cristiana, avremo sempre a che fare con l'avversario, con il nemico, che chiaramente ci ostacolerà finché siamo nella nostra aurea mediocritas, nel nostro grigiore, né carne né pesce, questo una fede, diciamo, all'acqua di rose. Di sicuro il diavolo ci lascia stare, va bene così per lui, ma nel momento in cui ci risvegliamo, cerchiamo e desideriamo fare un passo avanti, di sicuro lui si sentirà in pericolo e ci metterà tutti i possibili bastoni tra le ruote possibili, diciamo. Anche Gesù lo ha affrontato. Ecco, il Vangelo di Marco è molto scarno, è solo un versetto. Gli altri evangelisti ci raccontano le tentazioni a cui è stato sottoposto Gesù. Marco dice solo che è stato tentato dal diavolo, però Marco aggiunge: stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù vince le tentazioni di Satana e restaura, diciamo così, la condizione dell'uomo alle origini. Cioè, stare con le bestie selvatiche vuol dire ricreare l'Eden, il giardino di Dio dove tutto è in armonia, dove uomini, creature, bestie, animali e piante e angeli, cioè tutto il creato, è finalmente in armonia. Gesù è l'uomo nuovo, il nuovo Adamo, che ricomincia la storia e la ricomincia proprio proclamando, subito dopo, iniziando a proclamare il Vangelo, cioè la buona notizia di Dio. La sua buona notizia è proprio questa: il tempo è compiuto, il tempo dell'attesa, il tempo della promessa, il regno di Dio si è fatto vicino, cioè attraverso Gesù Dio tende una mano, si fa vicino, perché il creato non sia più sotto il regno di Satana, ma divenga il regno di Dio. E se voi accogliete questa buona notizia, allora conseguentemente convertitevi, cambiate mentalità, cambiate stile di vita e credete nel Vangelo, credete, accogliete questa buona notizia. Ecco, è l'impegno della Quaresima, convertirsi con la forza di Dio, accogliere la buona notizia del suo amore e cambiare le nostre concrete scelte di vita. Buon cammino di Quaresima a tutti.